chi è riuscito a toccare terra ha parlato di donne e bambini inghiottiti dal mare, partiti da Somalia, Eritrea e Mali e salpati da Tripoli per poi essere traditi nelle acque libiche da un gommone che ha imbarcato acqua. L'ennesima tragedia del Mediterraneo ha i contorni ancora sfumati, ma secondo testimonianze dei superstiti ritenute attendibili da Save the Children, i morti potrebbero arrivare a una quarantina. A salvare gli altri, la nave tedesca Holstein, intervenuta in due altre operazioni, per poi sbarcare al porto di Augusta oltre 280 migranti, appena alla punta di un iceberg che soltanto nelle ultime ore ha toccato la cifra di quasi 900 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo. Molti di loro continuano a ripetere alla stampa che i rischi della traversata non sono nulla rispetto alla vita nei centri di detenzione in cui la Libia può trattenere i migranti clandestini fino a 12 mesi, una piaga contro cui si sta adoperando anche l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, che ad aprile aveva recensito una quindicina di strutture del genere in tutto il paese.